procedere alla discussione alle 9:30, ci sarà la prima candidata dei 30 che verranno oggi laureati. Sono Gianluca Gregori, sono il rettore della nostra università, ci tenevo a essere qui con voi a fare alcune considerazioni, a darvi un saluto e farvi poi gli auguri di bocca al lupo, ma per tutto quello che verrà. La prima considerazione è che in questo periodo non ci siamo mai fermati. Ho provato a sintetizzare alcuni aspetti salienti. Siamo passati da 9 corsi online a 590 insegnamenti online. Abbiamo creato un centro interdipartimentale per la prova delle mascherine, oltre 60 le pubblicazioni scientifiche. Siamo diventati, diciamo, all'interno del gruppo delle prime 1000 università italiane. Questa sera avremo Sharper, che è la notte dei ricercatori. Anzi, vi invito a seguirla perché ci saranno degli interventi rivolti proprio a evidenziare l'importanza della ricerca, ma anche l'importanza della comunicazione della ricerca, perché credo che ci sia tanto da fare da questo punto di vista. La confusione è stata davvero, davvero grande. Abbiamo cambiato i nostri servizi, siamo passati da un career day classico a un job service continuativo, perché non c'era più la giornata, l'orientamento è cambiato. Insomma, abbiamo dato prova, secondo me, di risposta, e i dati ci hanno premiato, perché il rischio era quello di una debacle, cioè di una diminuzione di un 25% delle iscrizioni, delle immatricolazioni. Oggi abbiamo una piccola crescita, ma già un mantenimento sarebbe un buon risultato. In particolare su Ascoli intendiamo investire come Università Politecnica delle Marche. Stiamo mettendo a punto tutti, diciamo, i necessari accorgimenti normativi, autorizzativi per partire con un corso triennale di fisioterapia dal prossimo anno, e credo che sia questo un ottimo risultato, e stiamo anche lavorando su un altro progetto. Ma adesso invece vengo a voi, mi rivolgo a voi. La vostra professione è una delle professioni, credo, più belle e più importanti. Vi stanno aspettando a braccia aperte, vi assicuro. Io sono andato in tutte le sedi, un po' fisicamente, un po' online. Ogni volta c'è il direttore dell'azienda sanitaria che interviene dicendo: vi aspettiamo, quanto prima. Questa testimoniava l'importanza della vostra professione. Le competenze tecniche ve le hanno date i nostri colleghi, che ringrazio tutti per aver davvero trasferito tutti quelli che sono gli aspetti tecnici, ma anche l'altro elemento fondamentale della vostra professione, che è l'elemento umano, e cioè la centralità della persona, che è sempre fondamentale. Noi possiamo trasferire competenze, ma la persona è al centro di tutto. Un ulteriore elemento riguarda l'integrazione e l'interazione tra le diverse istituzioni. Non a caso qui è presente la Regione, con l'avvocato Castelli, che è l'assessore al bilancio. Con l'assessore Saltamartini ci sentiamo, porto anche i suoi saluti, e c'è un bando proprio per gli infermieri, partirà anche una nuova progettazione per fare dei tamponi rapidissimi, uno screening a tutta la popolazione. L'interazione con il comune, cioè il sindaco che è arrivato, Marco Fioravanti, e anche questo è fondamentale. Con tutta l'azienda sanitaria, in rappresentanza c'è il dottor Esposito e il dottor Milani, con gli ordini professionali che sono fondamentali, codice deontologico, l'etica, insomma, questo è un messaggio, è il messaggio che dobbiamo dare, una forte integrazione tra le istituzioni. Vi faccio in bocca al lupo per la discussione che verrà. Ricordatevi di indossare sempre con orgoglio la nostra maglietta dell'Università Politecnica delle Marche. Davvero, ricordatelo, e ricordate anche i vostri docenti. Io ho visto scene che mi hanno molto emozionato, per esempio ieri a Pesaro, nel ringraziare da parte dei nostri studenti i docenti. Veramente ci siamo commossi, perché si avvertiva questo senso di comunità che probabilmente non si ha nelle grandi università. E allora passo la parola per i saluti istituzionali al sindaco di Ascoli Piceno, al dottor Marco Fioravanti. Prego, sindaco. Grazie innanzitutto, buongiorno a tutti, sono molto contento di partecipare. L'amministrazione ovviamente è vicina all'università su questo territorio, e grazie soprattutto al
magnifico rettore, professor Gregori, grazie alla presidenza della regione con della Direttiva Castelli, perché è un amico, e grazie anche per la presenza del CUP con l'avvocato Bonfigli, che è molto al lavoro per espandere insieme al territorio la presenza universitaria. Grazie anche al dottor Milani, che non vedo, ma a tutto il personale medico, che in questo momento sta in forte stress, ma ci sta dando anche un grande aiuto. Grazie a tutti gli studenti e ai professori che hanno seguito il corso, e fare questa laurea in remoto non è bello, perché le relazioni sono importanti, lo scambio anche relazionale umano è molto importante, e quello, a quello dobbiamo tendere. Però in questo momento particolare, formare il personale infermieristico ci vogliono circa 4-5 anni, e attualmente abbiamo necessità, e oltre al percorso di studi e professionale, ovviamente è un percorso di scelta di vita, perché io purtroppo nell'ultimo periodo sono stato anche dentro gli ospedali, e stando dentro l'ospedale, vedo il dottor Fioroni, che ringrazio, e ho visto anche il personale infermieristico che lavora in forte stress, e vi assicuro, soprattutto di notte, stare al servizio dei pazienti e subire il forte stress, il richiamo dei pazienti, non è solo un lavoro, ma è una missione di vita. Anche l'obbligatorietà che negli ultimi periodi abbiamo registrato di dare il proprio servizio oltre le proprie ore, secondo me è una scelta di vita. Quindi, oltre che ringraziarvi, grazie soprattutto per il coraggio che avete di intraprendere questa vita professionale, che darà beneficio a tutte le persone anche di questo territorio. Quindi, come sindaco, mi sento di ringraziare. Chiudo dicendo che l'impegno mio, nostro, sarà di mettere il territorio a disposizione per espandere sempre di più la presenza di infermieristi, e anche di espandere l'università all'interno del nostro territorio. Grazie per tutto quello che fate come Università Politecnica. Saluto, chiudendo, il professor Marcelli, che ringrazio anche per la passione oltre che per il lavoro. Bene, grazie allora al dottor Fioravanti. E passiamo a un'eccellenza, mi permetto di dire, del nostro territorio e regione, l'avvocato Guido Castelli, assessore al bilancio della Regione Marche. Avvocato. Magnifico, buongiorno, grazie, un saluto al sindaco Travanti, a tutti i presenti che sono qui a condividere, cari ragazzi, quello che assomiglia molto ad una partenza per il fronte, perché quando il magnifico rettore ricordava come tanti direttori delle aziende sanitarie vi aspettino, non aggiunge l'altra espressione, vi aspettano con ansia, perché il momento è terrificante, il momento è complicato, e voi sarete chiamati subito, dopo un terzo anno già sperimentale in corsia, ad affrontare una situazione che neanche lontanamente avreste immaginato 3 anni fa, quando avete deciso di iniziare il vostro percorso. C'è qualcosa che dal punto di vista umano e antropologico viene da considerare, perché vengono al pettine tante cose, non è il momento di parlarne, il fatto che probabilmente, caro sindaco, come sai, probabilmente qualcosa abbiamo sbagliato con il sistema pubblico nella programmazione delle professioni sanitarie, e oggi ci troviamo in una situazione da cui è meglio ed è giusto estrarre il meglio. Cosa estraiamo il meglio? Ecco, fare tesoro degli errori fatti dalla programmazione e trarre utili considerazioni dal fatto che purtroppo negli ultimi 10 anni la sanità è stata tagliata per 81 miliardi di euro, 3 finanziarie. Il PIL dedicato alla sanità nel 2009 era il 7%, ora è il 6,4%, poi chiaramente la crisi sanitaria farà sì che qualcosa cambierà necessariamente, ma questo è il quadro in cui sarete chiamati
ad operare con la professionalità che i vostri docenti, ringrazio anch'io il direttore Marcelli, tutti quanti, tutti coloro che insomma hanno lavorato sui professionisti e sugli uomini. Non avete bisogno di, come dire, raccomandazioni, ma veramente vi siamo vicini, perché non sarà facile, sarà complicato. Essere chiamati subito a combattere è una prova che dovete sapere, e lo sapete, vi richiederà moltissimo dal punto di vista umano. E quelle persone poste in posizione orizzontale sono persone che avranno bisogno di voi, della vostra professionalità, della vostra umanità e dell'atteggiamento umano, che è una parte della guarigione. E quindi grazie di quello che state per fare, in bocca al lupo, ci rivediamo qui in tempi migliori, ma l'impegno, soprattutto umano, dovrà essere sempre lo stesso. Toto corde verso il malato, che è l'elemento centrale che vi ha portato a fare questa scelta. Grazie. Grazie Assessore, grazie anche della vicinanza. Ho visto arrivare l'Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ascoli Piceno, la dottoressa Ciarri. Prego, se vuole fare un saluto ai nostri fra poco laureandi in infermieristica. Buongiorno a tutti. È brutto vedere una laurea infermieristica con pochissime persone, perché di solito le sale sono gremite, perché questa è una professione, come dire, molto ambita, perché poi i ragazzi vedono un po' il mito di chi può aiutare le persone, per cui gli infermieri e i medici, tanto più oggi in questo tempo di pandemia. È chiaro che non solo per una questione di numeri, che di infermieri ne abbiamo pochi e di medici ne abbiamo pochi, ma anche per una questione di prospettiva della sanità, chi è ai tavoli della politica deve essere bravo anche a fare un'opera di convincimento ai ragazzi a poter fare questa professione. Io appunto, da assessore alla pubblica istruzione, cerco sempre di parlare di una motivazione in più per arrivare, diciamo, a poter fare una scuola infermieri piuttosto che a diventare medici, perché oggi è diventata una professione rarissima. Questo è il tema dei temi, nel senso che al di là di tutto quello che dobbiamo fare, che dobbiamo spendere, che dobbiamo risparmiare sulle cose che dobbiamo fare, ma il tema dei temi è che non abbiamo gli infermieri e non abbiamo i medici, per cui se noi non convinciamo i nostri giovani, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro a fare queste professioni, chiaramente non possiamo neanche aggiustare il tiro, ricamarlo, perché poi di fatto non abbiamo la possibilità di avere gli operatori sanitari al posto giusto. E questa pandemia ce l'ha dimostrato, avete dimostrato un grande coraggio, una grande forza, chi vi ha preceduto nel lavoro che fate, ma anche voi che siete dietro vivete già con l'ansia, la preoccupazione, diciamo, di chi deve entrare in campo. Io volevo ringraziare Stefano Marcelli, perché è un grande, diciamo, direttore d'orchestra di questa scuola, e quindi ha lavorato sempre al meglio per far sì che, insomma, cresca sempre di più il livello della professione, che, diciamo, negli anni e con la capacità di chi ha diretto questa scuola è diventata una professione sempre più importante. Oltretutto la scuola infermieristica di Ascoli è proprio un fiore all'occhiello rispetto, diciamo, alle Marche, rispetto al livello nazionale, se ne parla, se ne è parlato, per cui quando se ne parla e se ne è parlato significa che è una cosa che funziona e che porta un quid in più a tutta l'attività infermieristica delle Marche. Quindi ecco, che dire, forza e coraggio tutti insieme, qui c'è l'assessore regionale, vedo il sindaco, per cui che è in prima linea sul, diciamo, la salute degli ascolani. Noi siamo ad Ascoli, per cui abbiamo, diciamo, un po' il problema di dover arginare tutto questo. E poi voglio spendere una parola, voi che fate questo lavoro in questi giorni, il tema di, come dire, guardare una campagna vaccinale che sarà molto difficile, comunicarla nel modo giusto, prima di tutto assorbirla voi operatori nel modo giusto e poi comunicarla nel modo giusto, sarà la sfida dei prossimi mesi. Per cui su questo, ecco, da chi sta nel tavolo della politica e può fare meno, perché siamo anche lui,
rappresenta un ulteriore tassello. Avvocato, prego. Grazie. Un saluto a tutti e un ringraziamento a tutti. Alcune considerazioni in disordine sparso. Venendo qui in macchina mi è tornata in mente una scena di un bellissimo film, La meglio gioventù. C'è una scena dove il protagonista va a dare un esame di medicina e il professore lo guarda e gli dice: guardi, lei merita 28, però le do 30 perché applico a lei il coefficiente di simpatia, inteso nel senso greco della simpatia, simpasin se non sbaglio si dice, ossia la capacità di essere in sintonia con il malato. Per lei, quindi lei ha grosse prospettive, ma le do un di più perché lei ha questa capacità. Bene, è un invito e una raccomandazione ai laureandi, a cui faccio gli auguri per la tesi e per il lavoro. Curate questo aspetto. L'essere in empatia con io lo provo nella mia professione di avvocato. C'era Calamandrei che ha scritto pagine bellissime su questo. L'avvocato è chi si carica dei problemi del proprio cliente, voi dovete entrare in simpatia con i vostri, con quelli che saranno i vostri pazienti. Ed è l'augurio che vi faccio. Venendo al merito della cosa, che cosa ci insegna la pandemia? Io, almeno dal mio punto di vista, uno, non abbiamo bisogno di eroi. I medici e gli infermieri hanno detto: non siamo eroi, non vogliamo essere eroi, vogliamo essere dei professionisti messi in condizione di lavorare al meglio. E allora compito della politica è fare questo, mettere in condizione i medici e gli infermieri, a voi quando sarete sul campo, di lavorare al meglio. E questo richiama la nostra responsabilità, che lavoriamo nel campo della formazione. Quindi dovremmo fare uno sforzo e stiamo facendo uno sforzo affinché questo sia possibile, grazie all'Università Politecnica delle Marche, per fare in modo che questo corso di laurea e gli altri, e quello che partirà prossimamente l'anno prossimo, siano in grado di mettere il primo tassello di questo processo di formazione. E il secondo passaggio, un'altra cosa che ci ha insegnato la pandemia, è il fatto che la sanità territoriale ha fallito. E allora la prospettiva del nostro lavoro deve essere quella, anche nell'ambito della formazione, cioè lavorare perché abbiamo qui rappresentanza della regione, quindi ci siano, vengano inserite nell'ordinamento sanitario regionale delle figure territoriali in grado di intercettare il malato, di assisterlo, curarlo e poi filtrare il passaggio verso le grandi strutture sanitarie. Quindi, siccome, e questo è l'ultimo invito e raccomandazione che faccio ai ragazzi, oggi voi vi laureate, due cose: rimanete in contatto con l'università e tornateci spesso, perché la formazione è formazione continua, per tutta la vostra vita professionale dovrete formarvi per rimanere al passo delle tecnologie e dei saperi che migliorano. E allora anche questo è un punto importante per noi. Dovremo fare in modo di creare dei percorsi formativi in grado di assistere gli infermieri nei vari passaggi professionali, durante la loro vita professionale, formazione permanente. Quindi e ovviamente queste figure professionali, immagino la figura del caregiver sul territorio, colui che è in grado di essere, lo vogliamo chiamare infermiere territoriale, in grado di, che ha conoscenze infermieristiche, ma conoscenze del sistema sanitario, quindi un manager da un certo punto di vista, è in grado di intercettare il malato, penso a coloro che escono dalle strutture di riabilitazione e sul territorio si trovano persi. Sono persi. Conosciamo i nostri amici che lavorano in questo settore, e adesso questa persona che ha avuto un ictus, sta sulla sedia a rotelle, ritorna in famiglia, gli manca l'aria. Allora dobbiamo creare delle figure in grado di poter lavorare lì, di assistere, quindi conoscenze di fisioterapia, conoscenze infermieristiche, conoscenze del sistema sanitario, in maniera tale da poter avere delle figure che filtrano e poi consentendo alle grandi strutture di lavorare. Quindi vedete, c'è un grande lavoro da fare. Io sono sicuro che con il sostegno degli enti locali, che hanno ribadito la loro, con il sostegno della regione e dell'università, faremo tutto il possibile.
si faccia quel che si deve e accada quello che può. In bocca al lupo. Grazie Presidente. Allora il Presidente OPI di Ascoli Piceno, la dottoressa Morganti, prego. Altra gamba fondamentale di questo tavolino che stiamo componendo. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio tutte le istituzioni presenti. Avevo preparato un discorso che però, sentendo un po' tutti gli interventi, ho deciso di stravolgere completamente, fermo restando che il punto chiave del mio intervento era quello relativo alla creazione di una relazione di fiducia che è necessaria e fondamentale per interagire sia nelle relazioni in cura sia nelle relazioni interpersonali. Le parole però sono fondamentali ed importantissime in ogni approccio relazionale e qui ho sentito alcuni interventi che mi hanno fatto riflettere e vorrei condividere con voi. Si è parlato di simpatie importantissime, io andrei su un concetto ancora più elaborato qual è l'exotropia, ovvero la capacità di entrare in sintonia con l'altra persona nel rispetto del mantenimento delle opinioni e ovviamente supportate su evidenze, perché se no facciamo i talk show e non è questo il senso, perché io vedo che abbiamo perso la capacità di confronto su temi, di solito sempre più ci si confronta e quando non si trovano degli argomenti a supporto di tesi o d'altre si scade nell'attacco personale. Io vorrei invece mandare un messaggio a tutti per recuperare questa capacità di confronto e di approccio critico nel vero senso del termine. Ho sentito il termine scuola, non me ne voglia la dottoressa Ciagli, il termine scuola non esiste più da ormai secoli. Noi abbiamo una formazione universitaria, il che mi riporta a un altro intervento dove si parlava ancora di missione. No, mi dispiace, è vero, noi abbiamo un sentimento forte di appartenenza all'essere umano e quindi alla volontà di prenderci cura, di prenderci in carico l'assistito, ma non è una missione, è una professione e come tale non permette neanche l'espressione dell'ansia sentire. Un professionista competente, formato, non ha ansia perché gestisce le emozioni, può cedere a casa, ma sul campo, visto che parlavamo anche di battaglia, non ha spazio per dare voce a questo tipo di emozione. Quindi sarò breve perché dobbiamo entrare nel merito e nello spazio che è giusto dare agli infermieri, miei futuri colleghi, che aspetto veramente tantissimo, con enfasi. E volevo anche precisare un ultimo punto, l'importanza della advocacy del nostro ruolo nel momento in cui entriamo nel territorio di appartenenza. Per quanto riguarda appunto il territorio, le figure ci sono già tutte, perché c'è l'infermieristica di famiglia e di comunità che non ha delle nozioni, è formato specificatamente per quel tipo di attività. Quindi invito la politica qui presente ad ascoltare le persone che lavorano sul campo e che conoscono la materia, perché mi date modo di dirvi che l'anno scorso, partecipando all'ultimo incontro con la Regione sulla necessità di fabbisogno infermieri, di formativo degli infermieri, avevo chiesto un tetto massimo, mi è stato detto di no, al che la motivazione ovviamente rientrava in un percorso più vasto. Voi dovete pensare di formare non solo per la carenza già pregressa esistente ante Covid, ma in una visione di cosa volete ottenere nel campo dell'assistenza. Perché io ti dico, perdonatemi questa modalità così accesa, ma è un tema che mi tocca veramente tanto. Quanti infermieri hai bisogno secondo cosa vuoi fare? Perché se vuoi potenziare il territorio, se vuoi lavorare in sicurezza delle cure negli ospedali, non puoi pensare di avere rapporti infermieri oppure nelle strutture
avere a rapporti infermieri pazienti 1:15, 1:10 è impensabile. Scusatemi, io adoro questa professione, sono un idealista da sempre e neanche 35 anni sul campo riescono a togliermi questa cosa. Emergono passione, grande voglia, assolutamente, entusiasmo. Grazie tante. Allora, in rappresentanza dell'area Vasta 5, dottor Esposito. Prego, dottore. Chiaro. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto porto il saluto e le congratulazioni per il traguardo che oggi conseguite da parte della Direzione Generale dell'ASUR e del Direttore di Area Vasta, che oggi non è potuto essere presente qui per impegni sopraggiunti. A dire la verità, per chi ha vissuto esperienze analoghe, quindi eventi di questo tipo in passato, nei saloni del Palazzo dei Capitani o nelle aule universitarie, tra fiori, corone di alloro, abbracci e applausi, la giornata di oggi risulta sicuramente particolare. Però non per questo è meno significativa o meno emotivamente toccante, perché quella di oggi è forse l'immagine di quella guerra, mi rifaccio anche ai termini che sono stati usati da chi mi ha preceduto negli interventi, quella guerra difficile e cruenta che si sta vivendo nel paese e nel mondo contro un nemico insidioso, subdolo e purtroppo anche letale. E quindi oggi vedere che ci sono 30 giovani che portano a conclusione il loro percorso formativo conseguendo un titolo professionale importantissimo per il sistema sanitario e che domani gli stessi potranno affiancare i loro colleghi, i futuri colleghi, e non solo infermieri ma anche tutti i sanitari che giornalmente combattono questa guerra al fronte, quindi vicino al paziente, nelle corsie degli ospedali o nelle strutture di ricovero eccetera, è sicuramente un motivo di speranza, un ulteriore motivo di speranza è che riusciamo a farcela e a superare questa crisi e potremo tornare a quella vita normale che conosciamo da quando siamo nati, quindi a cui siamo abituati. Per questo io innanzitutto faccio le congratulazioni vivissime a tutti i laureandi e faccio anche un ringraziamento per quello che potranno fare da domani per la salute di tutti quanti. Un in bocca al lupo. Grazie, grazie dottor Esposito. Chiudiamo allora con la dottoressa Maria Rosa La Rocca, dirigente delle professioni sanitarie. Ho avuto un problema, però mi ha dato l'incarico di portare... Prego. I suoi saluti, ma soprattutto una cosa concreta mi ha detto di dirvi, ragazzi, mi raccomando l'avviso che scade il 6 dicembre, certo. Solo questo, quindi questo sarebbe messaggio concreto, quello che dovete fare, fare la pratica. Laureiamo 200 neodottori, neodottoresse in infermieristica, quindi diamo un bel contributo alle nostre strutture sanitarie. Di questo siamo orgogliosi, ripeto, orgoglio della nostra maglietta, in bocca al lupo, buona discussione, saluti a tutti, un abbraccio, è come se mi abbracciassi e tutta l'università lo facesse.